Ed eccoci qua, pronti per partire. Perfetti, hai visto che roba? Devo mettermi la calza però. La calza. Oh, allora bro, sei pronto? Sei carico? Bentornati su Sterrato, finalmente. Dopo un botto di tempo che non si fanno uscite insieme. Sono carico. Oggi dov'è che andiamo? Oggi andiamo di corsa a Fosse, che vabbè è un giro che noi comunque abbiamo già fatto, ma poi noi andiamo là perché c'è un evento con i VTR di chiusura dell'anno, la Perifosse, quindi Sant'Ambrogio, Fosse. Peri, fosse. E poi si torna indietro. No, non credo. Vai. Sono già morto. Tramontino alle spalle, che sarà anche bello lungo ancora. Ora un po' di stradine abbattute, si va su di qua a destra, si fa il sentiero in onore di Crestanini. Neanche il quarto chilometro, io ho già morto e staccato dagli altri, però è anche questo il bello, avere qualcuno tira e ti spinge a fare di più di quello che faresti da solo. Luca l'abbiamo già perso praticamente, però lo stiamo aspettando che dopo si offende. Primo obiettivo della giornata sarà arrivare in cima a questo monticciolo qua, che è il nostro amato Monte Pastello. Poi da lì si scende verso i due paesetti che precedono Fosse. Poi da lì invece si scenderà a fare la bellissima Perifosse, che è un bellissimo giro ciclistico, una salita quasi storica delle nostre zone. Ale, Luca, ale! Ah! Comunque dillo in camera. Cosa? Che sei dopato. Beh, sì, lo ammetto ragazzi, non sto facendo fatica perché ho fatto la settimana bianca a 1500 e quindi davvero ho i globuli rossi super incazzati. Vai a cagare e via. Ma come ti sorpassa? Vaffanculo. Ancora. Scrivete qualche insulto a Paolo nei commenti per favore. Grazie, supportatemi. Io sono come voi, quello scarso che non molla un cazzo. Mai molare, guarda che roba, guarda. Il sole tramonta dietro la collina e noi siamo al quinto chilometro abbondante. Dai, ne mancano solo una trentina. Allora Paul, com'è? Alla grande! Siamo giustissimi, eh? Cosa Gellino? Mio. Vale. Ufficiale, 8 km, 9, no, 800 di dislivello, siamo perfetti, 1:10. Mm-hmm. Top, molto bene. Non sapevamo se fare o meno a dislivello e lo facciamo alla fine. Seconda putta, no? No. Ed eccoci qua, salita sui marmi, Rosso Verona. Non vedo l'ora di mangiarmi gli gnocchi di malga stasera. La salita è quasi finita. No vabbè, poi c'è la Perifosse. C'è tutto un pezzo da 800 metri su asfalto da fare. Dopo. Però il primo tratto di salita, adesso arrivato a 10 km, dovrebbe finire. Speriamo. Vabbè, insomma, dai. Allora, dai che qua almeno si corre. Spettacolo. Madonna, che bello. È lontananza un po' di Lessinia. This is why we do this fucking sport, motherfucker! Oh, iniziamo a vedere la nostra destinazione. È esattamente dietro questa linea qua, lì dietro. Ma che meraviglia, il Monte Baldo, completamente sguarnito di neve, terribile a dicembre, qualcosa del genere. Com'è che si fa? Perfetto, molto bene. Agilità? Ci siamo. Io striscio come un militare. Sento però. È ginnastica militare. Hai visto che robetta? Bellissimo. E ci siamo frontalizzati. Sceso un po' il buietto, un po' di frescolino, si va. Arrivati alla croce del Paroletto, ora qua siamo più o meno a 6 km da Fosse. C'è il paese, il nostro obiettivo finale. Com'è Luca? Ma dai, bene, ho un po' fame. Adesso mangio ancora. Però direi che come tempi siamo perfetti. Sì, alla grande. 1000 metri di livello andati, testa grande.
Hey Paul! Ehi là! What's up, what's up? Molto bene, molto bene. 20 km fatti in 2 ore e 20 circa con 1100 di dislivello. Benissimo così, siamo perfetti. Anche a massa. Ufficialmente a Breogna. E quindi si mangia. Si mangia. Barretta Mountain, buonissima. E siamo arrivati a Fosse. Vale Luca. Sei bello carico? Sì, sì, perfetto. Ufficialmente 21 km e mezzo con 1200. Not bad, not bad. Ora andiamo fino alla chiesa, ci congiungiamo con il gruppo, poi da lì si va giù. Vale. Ci lasciano indietro. Eccoli! Vale, vale. Ciao, 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 ciao. Oh, dai. Si scende tutti insieme a ritmo controllato dal sentiero che porta giù a Peri. Una volta giù ci saremo io e Alberto con un mini ristoro con del tè caldo. Dopodiché si parte tutti insieme per la salita su asfalto. E benissimo, briefing fatto, adesso si parte, quindi si scende verso Peri e poi da lì beh, si dovrà tornare su asfalto. Quindi 15 km con 800 di più. Ripartiti, mi hanno lasciato indietro. Porca troia. Paura di aver freddo, però mi sono cambiato tutto. Dai. Ehi là, chi c'è qua? Ciao, bellissimo. Anche tu qua? Sì, però potevi cambiarti, bro. No. No. Ma scusa, ma non vai far le gare, ti cambi? Ah, mamma mia. Vediamo dopo. Ma che bellezza. Che bellezza, tutte le lucine dietro, ovviamente si vede niente nella GoPro, ma va bene così. Oh, dov'è tuo amore? Perfetto, sei tutta bagnata. Dai, andiamo, va là. Aver fatto quel giro lì prima, devastati, crepati, per poi arrivare e beccare tutta questa crew, queste persone, energia, energia incredibile. Una discesa infernale, di sicuro non l'idea di sciolto che avevo in mente. Bello di te. E siamo praticamente a, boh, forse metà, non lo so. No. No, e ancora? Non pirla. Devastante questa discesa. Davvero. Eccoli. Perché questa cattiveria? Siamo alla partenza della partenza. Arrivati. Della seconda. Quante partenze e quanti checkpoint abbiamo? Quindi quante cagate diciamo in una serata? Qui abbiamo anche nazionale italiana. Ale, Ale. Allora questi risultati quando è che arrivano, Camilla? Ah! E siamo pronti per partire. Ale, vai quinta, vai! Vai, vai, vai! Tutti super carichi, tutti super carichi! Dai, dai, dai! Ale Luca! Si fa il com! Ma il com l'abbiamo già perso, vero? Per fare la foto di copertina. Esatto. Ottimo. Ale, dai. Ora, dai, facciamo un attimo spiegazione, dai. Adesso dovrebbe essere tipo 8-9 km con... 9 km, 10 tornanti, pendenza del 13,5%. Cosa, che? E primo tornante, quasi andato. Ale, già qui. Che idea di merda! Massima macchina! Ah, sì! Secondo tornante ufficiale, devastante, sempre devastante. Ed eccoci anche al terzo, come da tradizione, carichi, finiti, che sassata sta roba. Siamo anche al quinto, ufficialmente 34 km. Ed eccoci anche al sesto tornante. Questo è più o meno quello che vedo costantemente. Sesto tornante. Ora cerco di aumentare un po' il passo perché ne è un po' la gualla era piena. Indovinate, siamo arrivati al settimo tornante. Chi l'avrebbe mai detto che dopo il sesto sarebbe stato il settimo. Ottavo tornante nella Via Crucis ufficialmente.
una via Crucis. Via Crucis quasi finita, non tornante, e ci siamo quasi, mancano più o meno 3 km e 300 di più mi pare. Pezzo più duro adesso. Raga, sto malissimo, sono detonato proprio malamente al nono tornante, però non ho mollato un cazzo. Ed eccoci qua, ed eccoci, siamo per arrivare al decimo tornante e vaffanculo. Appena passato l'ultimo tratto iperpendente, ora un pezzettino di piano e poi l'ultimo tornante e il tornante bonus, quindi 1,5 km più o meno, massimo 2, durissima. E ci siamo quasi agli ultimi 500 metri ed è fatta, e anche il decimo tornante è lì davanti a noi. Eccolo, eccolo, è lui, vale. È lui, sto morendo, grandissimo, vale, vale, vai tu, bellissimo. Bella tosta. Una sfida tostissima a livello mentale. Comunque siamo a 36 km con 2000 metri di dislivello. Beh, mancano 800 metri per fare 40. Ma come? Ah, perché tu c'hai... cacchio, dai, falli. Li faccio, comunque, li faccio. Sì. Dai. Dai. Vai, vai, vai. Devi arrivare fin là. E siamo a 40. Tondi, tondi. L'hai fatta. È fatta, ora dirette gnocchi di maglia. Guardate il livello di burro! Burro, lo gnocco di malga, perfetto per integrare. Allora, due porzioni di gnocchi di malga fatte. Paolo è cattivo, è nervoso. Paolo deve stare caldo. Quindi direi che il video si può chiudere qua. Fatemi sapere cosa ne pensate e alla prossima. Alla prossima.